Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in quella che è un'analisi tattica con soltanto slide di gioco, perché oggi ho voluto fare una roba diversa, dato che tante volte vi ho portato le statistiche, vi ho portato i numeri, vi ho portato delle percentuali, dei grafici. Invece oggi no, oggi andiamo a vedere proprio sul campo. Andiamo a prendere degli screen di quello che è stato Juventus-Udinese con un focus in particolare, che è Weston McKennie, perché ho voluto intitolare questa slide, questa presentazione, McKennie indispensabile. Vi dimostro che McKennie è diventato un vero e proprio giocatore chiave per Massimiliano Allegri. Fatemi sapere anche se magari questo tipo di analisi tattica diversa dalle altre che vi ho portato è più congeniale a quello che vi piace vedere, se vi divertite di più con questa o con quelle precedenti. Vi invito a lasciare un mi piace, come al solito, qui sotto nei commenti, anche un commento, ovviamente mi piace nei commenti non lo potete lasciare, un mi piace più un commento per farmi capire se siete anche voi d'accordo con quello che vi sto dicendo, perché ho visto in queste ultime ore che in realtà non tutti sono d'accordo sul fatto che McKennie sia entrato completamente negli schemi di Allegri, e invece vi dimostro che in realtà è così. Vi avevo già parlato di McKennie pochi giorni fa nel centrocampo storto di Allegri, dicendovi che ormai Allegri lo vede lì, adatto a McKennie quei compiti lì. Allegri su McKennie ha fatto un'evoluzione, parte prima dicendo che non è un centrocampista che vede bene la Juventus e che addirittura, ricorderete, era stato messo sul mercato per andare a prendere un altro tipo di centrocampista. Poi decide di schierarlo al fianco di Locatelli e dice che ha delle caratteristiche simili a quelle di Bentancur, e invece adesso abbiamo avuto un'evoluzione ulteriore di McKennie che lo porta ad essere pressappoco lo stesso giocatore che aveva individuato Pirlo, le stesse caratteristiche che piacevano a Pirlo in quella posizione. Io ribadisco la mia stessa posizione di pensiero, cioè McKennie secondo me non è il centrocampista ideale per fare l'esterno. Però c'è da dire che se sia Pirlo, sia Allegri, due allenatori diversi, con due curriculum diversi, due carriere diverse, due modi di pensare e ragionare in maniera diversa, arrivano a segnare, a mettere lì McKennie in quella posizione lì, probabilmente ne sanno più di me e forse mi dovrò anche adeguare io al fatto che in realtà McKennie è quel tipo di giocatore. Ma andiamo a vedere perché nella partita di ieri Weston McKennie è stato indispensabile. Io lo ribadisco, secondo me Juventus-Udinese di ieri non è stato eccezionale perché la Juve ha fatto poco. La Juventus ha creato troppe poche occasioni da gol interessanti. In casa contro un Udinese un po' così, mi aspettavo qualche occasione in più. Qualcuno nei commenti mi ha detto: mi prendo il buono, poche occasioni create e due gol segnati. Sì, questo è vero, dato che in tante occasioni ci siamo ritrovati a fare tantissimi tiri in porta, tantissime occasioni da gioco create e tantissimi sbagli davanti alla porta. Poi sono quasi sempre partite in cui non sei riuscito a vincere quando sei stato particolarmente impreciso, invece ieri non fai chissà che cosa, ma riesci a trovare due reti. Udinese ha fatto quello che poteva, reclama un rigore che probabilmente ci poteva stare, avessero fischiato c'era da stare zitti e provare ad inseguire per andare a pareggiare, e forse questo è il grande problema della Juve, perché ritorniamo sempre sullo stesso errore, no? Una Juventus che è incapace di chiudere le partite, che lascia le partite aperte e che in un qualsiasi momento potrebbe comunque andare sotto. Mi viene in mente un discorso simile viene in mente con la Salernitana quando Ranieri becca il palo, mi viene in mente con il Cagliari quando João Pedro fa quel colpo di testa che Szczęsny deve fare il miracolo. Con il Bologna stesso c'è stata un'occasione sul loro 1-0 dove, sul nostro 1-0 dove potevamo andare sull'1-1. Ieri c'è stato questo episodio del calcio di rigore. Insomma, la Juventus ormai segue questo copione. E poi ci sono delle occasioni in cui va male, come col Venezia dove ti fanno gol con Aramu, come con il Napoli dove comunque alla fine ti porta a casa soltanto l'1-1. Sebbene anche in quella condizione la Juventus probabilmente poteva fare di più a Torino contro un Napoli così rimaneggiato, ma la stessa partita con l'Inter di Supercoppa dove vai in vantaggio e comunque la fai riaprire alla fine quella partita con un errore, perché ormai lo stiamo dicendo spesso, questa Juve non è la squadra capace di dominare e tenere quel risultato, questa Juve è una squadra che va bene, ha iniziato a subire meno gol, ma delle lacune continuano ad averne. Nella partita ci sono delle sliding door evidenti, quindi questa è la critica più grande, secondo me, da rivolgere alla Juventus degli ultimi tempi, ma a parte questo, che rimane comunque da scolpire nella pietra, perché è il più grande difetto, secondo me, di questa Juve, la Juventus è in condizione ottimale, perché non perde una partita ormai da un pezzo, a parte quella in Supercoppa, ovviamente stiamo parlando della Serie A, e sta recuperando terreno importante per la corsa Champions, ora vedremo anche le altre che cosa faranno. Però sicuramente su questo dettaglio, la chiusura delle partite, la gestione delle partite, la Juve deve migliorare perché non ci siamo ancora. Andiamo a vedere le slide. Eccole qua. Questa è la prima. Vi
che vi voglio portare, perché questa situazione, andiamo in ordine cronologico, dal minuto 0 andiamo avanti fino al minuto 90, al quarto minuto di gioco, quasi al quinto, abbiamo una situazione che mi è apparsa familiare. Come potete vedere, indicato dalla prima freccia c'è Moise Kean, largo a sinistra, e invece c'è Weston McKennie indicato in vie centrali, quando in realtà la disposizione tattica dei due era l'opposta. Dove abbiamo già visto questa cosa di recente, molto di recente? Eccolo qua. L'abbiamo visto in Supercoppa, e cioè la punta che si allarga, Morata e Ken, è il giocatore invece che va centrale. Tra l'altro, aggiungo io, non c'è la slide, ma ve lo ricorderete bene, anche il 3-2 contro la Roma nasce dalla stessa situazione, cioè la punta, ancora una volta Morata, che si allarga, va al cross, fa l'assist, in quel caso per Manuel Locatelli, ma anche lì c'era Weston McKennie che si era staccato largo a sinistra e stava andando in area, era in area pronto per saltare. Quindi questa è una soluzione che la Juventus sta provando nelle ultime tre partite, l'abbiamo vista più volte, si è rivelata efficace in più di un'occasione. Il centrocampista che va a riempire l'area di rigore è l'attaccante che si stacca, va esterno e va a fornire il cross o comunque va a condurre palla, che sia Ken che sia Morata. Questo non cambia, l'importante è che poi un centrocampista vada a riempire l'area. E McKennie questo te lo sta facendo in due occasioni qua. Tra l'altro, Supercoppa con l'Inter è l'occasione in cui poi troviamo il gol, quindi l'occasione, anche se vogliamo, più efficace, forse l'unica grossa occasione davvero vera e propria da considerare nella Supercoppa con l'Inter, ma ci portiamo avanti questa piccola perla tattica che comunque sta dando i suoi frutti. Poi abbiamo qua McKennie, sempre nella stessa azione, che comunque è un giocatore che va sempre in area. McKennie è sempre in area di rigore, lo vedremo spesso in queste slide. Va sulla seconda palla, perché qua c'era stato un cross per Moise Kean che non si è concretizzato. Va a chiudere l'azione, è giusto che sia così: un giocatore offensivo, un giocatore che va proprio al cuore dell'area di rigore e cerca di determinare la partita in maniera efficace. Ancora una volta, cross di Cuadrado per chi? Per Kean e ovviamente McKennie, non mi viene il nome del protagonista di questo video. Poi McKennie non riuscirà a prendere la palla, la prenderà Moise Kean, che non riuscirà a concretizzare, a ribadire, anzi, poteva probabilmente far di meglio su questo bel cross di Cuadrado. Ma ancora una volta, quello che ci portiamo dietro è riempire l'area di rigore. McKennie è sempre al centro dell'area di rigore. Forse anche questo spiega questa posizione scelta da Allegri a Pirlo. La possibilità di farlo entrare in area in ogni occasione senza dovergli far fare una gran porzione di campo da centrocampista, ma semplicemente fargliela fare da attaccante. Quindi McKennie, dobbiamo mettercelo in testa, in questo momento è uno dei pochi, se non l'unico giocatore davvero che con i movimenti, con i tagli, con gli inserimenti riesce a creare difficoltà sfruttando i cross da parte della Juventus. E questo è un passo in avanti, perché tante volte abbiamo detto crossiamo, ma per chi? Non riusciamo mai. E invece McKennie di testa è abile, invece Alvaro Morata, che è il titolare di questa Juve, fino adesso conta 0 gol di testa, 0 gol di testa in questa stagione, perché non è la caratteristica di Alvaro Morata. Poi vedremo un altro discorso legato all'attaccante, ma McKennie in area ci va. Ed eccolo qua, è proprio questo quello che vedremo legato all'attaccante. La Juventus, e in questa situazione McKennie non c'entra niente, questo è il gol della Juve che dovevo assolutamente sottolineare perché è stata una bella trama. Tra l'altro la Juventus fa praticamente un minuto di possesso palla ininterrotto, partendo da dietro, palla a Szczęsny, toccano palla tutti i giocatori della Juve tranne due giocatori che sono Pellegrini, che lo vedete essere largo lì, e Kulusevski che in questo momento sta stringendo, ma per tutta la stagione è rimasto largo per cercare di aprire le maglie della difesa dell'Udinese. Ken qua fa una cosa che non vediamo tanto spesso da parte dell'attaccante. Spalla alla porta, praticamente al limite dell'area, per giocare con l'attaccante, con Dybala, che gli è vicino. E infatti cosa fa? Arthur verticalizza, una delle poche rare verticalizzazioni della Juventus in questa stagione che poi si traducono in un pericolo concreto. Va in verticale perché l'attaccante è piazzato, ha preso il tempo al difensore. Guardate com'è in anticipo sul difensore. Dybala è vicino alla punta. E infatti questa cosa, che cosa fa sì che Ken di prima possa giocare a palla per Dybala, poi siamo fortunati perché vinciamo un rimpallo, ma Paolo Dybala si trova in area di rigore. Una cosa che abbiamo detto tante volte, Dybala negli ultimi anni si perde sempre un po', va lontano dall'area di rigore, ma questo è dato dal fatto che dopo Higuain ci sono state delle vere e proprie prime punte nella Juventus, perché Cristiano Ronaldo quel lavoro lì spalla alla porta non te lo fa, Alvaro Morata te lo fa in un certo modo, ma non è pure quello, ma nemmeno Moise Kean te lo fa, eh? Questa è una delle rare occasioni. Quindi io sono sempre più convinto che per valorizzare Alvaro Dybala, Paolo Dybala, abbiamo bisogno di un attaccante oltre Alvaro Morata che ti permetta di fare questa cosa con più continuità. Quindi il nome di Scamacca ben venga su questa scia di possibilità, poi c'è sempre quel discorso legato al vale la pena investire così tanto su Scamacca? Diventerà un giocatore importante? Non lo so.
però Dybala e Scamacca andrebbero a formare una buona coppia proprio perché Scamacca permetterebbe questo a Paulo Dybala. Qui non c'entra niente McKennie, ma andava sottolineato come la Juventus abbia fatto una bellissima azione palla al piede costruita da dietro, duratura, in cui tocca la palla a quasi tutti, e poi finalmente una roba diversa. E infatti sono andato a ricordare il gol alla Salernitana, proprio di Paulo Dybala, sempre, con Dybala che fa l'1-2 con Kulusevski. È una delle rare occasioni in cui quest'anno siamo riusciti a trovare il gol per vie centrali, perché abbiamo visto in un'altra analisi tattica che la Juventus spesso e volentieri va dagli esterni per diventare pericolosa poi in mezzo. Anche con l'Inter l'abbiamo visto, il gol di McKennie nasce da un cross dall'esterno, che poi si concretizza al centro, ma nasce largo. E invece no, questo gol, quello di ieri dell'1-0 di Dybala, e questo gol di Dybala dell'1-0 con la Salernitana, nascono per vie centrali, in quelle rare occasioni in cui riusciamo a giocare palla tra il giocatore che dovrebbe giocare tra le linee, Paulo Dybala, e un attaccante, in questo caso che stiamo vedendo era Kulusevski, quello di ieri invece è stato Moise Kean. È ancora un'opzione che abbiamo poco, probabilmente perché non abbiamo la squadra, non abbiamo dei giocatori all'interno della squadra in grado di fare questa cosa con continuità. Poi abbiamo ancora una volta, torniamo a McKennie, riconcentriamoci. Eccolo qua in area di rigore, McKennie che va a riempirla sempre, Pellegrini che crossa. Tra l'altro io qua voglio sottolineare una cosa, io queste slide le ho prese da Istat, vedete in basso a sinistra che è un programma che usano i match analyst per analizzare le partite. Io ho concluso il corso da poco, quindi ho l'accesso gratuito per un mese e ho deciso di sfruttarlo. Tutte quelle poche, perché e questo è il grande difetto di ieri della Juve, ha fatto delle belle trame, ha avuto delle belle cose, ha fatto vedere delle cose discrete, ma ne ha fatte poche, poche, davvero poche. Ne contiamo probabilmente 8-9, adesso vedremo al termine delle slide, ma troppo poco in termini di quantità. Però quasi sempre c'entrava McKennie, e l'abbiamo visto fino adesso, in tutte quelle occasioni più o meno pericolose, McKennie c'era sempre, perché qua ovviamente non è che stiamo creando un pericolo, però bisogna sottolineare come proprio a livello tattico, ancora una volta, Kean è largo a sinistra, McKennie in area. Questa è una cosa che la Juventus sta provando spesso ultimamente, eh? Probabilmente post infortunio in chiesa con ancora più frequenza, però significa che ci si sta dando un occhio a questa soluzione. Poi qua bisogna fermarsi un secondo, perché questa è un'altra bella azione che facciamo palla a terra, la seconda bella azione palla a terra che facciamo, l'altra occasione grossa per Dybala in questa partita, che è McKennie tra linee, vedete lì chi lo marca? Lo marco io, lo marchi te, è sempre tra due uomini, McKennie perfetto in questo caso. Locatelli verticalizza, anche qua un'altra delle poche verticalizzazioni che si traducono in azioni concrete per McKennie, che va a scambiare con Dybala. Poi magari guardatevi l'azione completa anche solo negli highlights che potete trovare in giro. McKennie scambia con Dybala, fanno l'1-2 fino ad arrivare McKennie spalla alla porta dopo pochissimi istanti, guardatelo qua, perfetto, con Dybala che è in posizione per calciare col suo sinistro. E poi ci sarebbero anche altre opzioni, perché c'è Morata che taglia dentro, c'è De Sciglio largo dall'altra parte, poi ovvio che Dybala da lì è giusto che ci provi, la palla esce di poco, ma il pericolo si crea ancora una volta perché McKennie con un movimento fantastico dalle linee poi si inserisce e sa giocare pure spalla alla porta. Quindi ancora una volta McKennie protagonista delle azioni pericolose della Juve nel gioco, nel vivo del gioco della Juventus di Allegri di questo momento. McKennie, giocatore imprescindibile in questo momento per Massimiliano Allegri, è all'interno di tutte le azioni che vengono costruite. Ancora una volta, McKennie sempre tra le linee, vedete sempre quella posizione scomoda di McKennie, che forse è quello il motivo per cui sia Pirlo che Allegri lo stanno facendo giocare in quella posizione. Prende palla tra le linee, box to box, caratteristiche da centrocampista box to box, porta avanti la palla di una trentina di metri, poi la scarica su Morata, che poi allarga per Bernardeschi, che tira in porta, una roba brutta, però una volta il pericolo nasce perché McKennie tra le linee si fa trovare pronto e porta avanti la palla e riesce a fare quello strappo che difficilmente riusciamo a fare perché siamo una squadra molto statica. Invece McKennie è il giocatore in grado di darti più dinamismo in assoluto, lo stiamo vedendo anche con queste slide, banalmente con queste slide, riavvolgendo il nastro della partita, che è stata una partita brutta per quanto mi riguarda perché abbiamo fatto troppo poco, ma quello che abbiamo fatto nasceva e passava tutto dalle giocate di McKennie e di Dybala. Questo lo volevo sottolineare, scusate se si vede un po' male, ma purtroppo la slide è questa. De Sciglio per McKennie, ma non è il gol. Non è il gol, questo è pochi istanti prima del gol. Morata era al centro, lo vedete comunque lontano dall'area di rigore, ma McKennie era in area un paio di minuti prima del gol. E infatti lo vediamo ancora una volta pochi minuti dopo. De Sciglio per McKennie, questa volta è il gol e questa volta abbiamo anche tanti giocatori in area.
Abbiamo tanti giocatori che la vanno a riempire, c'è Dybala, c'è De Ligt, c'è Morata, c'è lo stesso Bernardeschi largo, quindi poi qua è venuto il gol, sì, ma è una cosa che abbiamo già provato più volte e l'abbiamo vista con Pellegrini nel primo tempo, con De Sciglio 5 minuti prima e con De Sciglio poi quando davvero troviamo il gol, ma sempre a cercare Weston McKennie. E io torno su questo discorso, a parte il fatto che devo sottolineare una cosa, questa me la sono segnata e ve la devo dire, un altro dato impressionante di McKennie è che anche ieri con l'Udinese quasi 11 km, con l'Inter quasi 16 km. Nel giro di pochissimi giorni l'uno dall'altra, ed è stato uno dei pochi giocatori davvero a farsele tutte e due con così tanta intensità, con così tanta, tanto dispendio energetico. Quindi immagino che martedì con la Sampdoria in Coppa Italia non lo vedremo, che riposerà. E tra l'altro ci dovrebbe essere spazio per De Winter, per Caio Jorge. Sono curioso di vederli. Però questo è un altro di quei discorsi che mi porto avanti sul discorso prima punta. Scusate la ripetizione. Se abbiamo visto l'efficacia del gioco aereo, grazie a un giocatore come McKennie, o la costruzione del gioco anche aereo, soprattutto aereo e anche tra le linee, perché McKennie ti dà queste due peculiarità. Noi abbiamo bisogno di un giocatore che in area di rigore ti possa fare quello. Perché immaginatevi, invece che Morata lì che fa quel taglio lì, un altro giocatore che va a saltare oltre De Ligt in area di rigore, perché c'è l'attaccante d'area di rigore. Ma diventa difficile poi per gli avversari, soprattutto a maggior ragione per una Juventus che continua a sviluppare questo gioco sugli esterni. Abbiamo detto, quando passiamo per vie centrali vengono fuori delle belle trame, ma lo facciamo poche volte. E poi aggiungo un'altra roba, non è che noi dobbiamo focalizzarci su un tipo di gioco unico e dire andiamo sempre solo sugli esterni. No, se abbiamo la possibilità di andare, di sfondare anche per vie centrali, ben venga. Anzi, probabilmente viene meglio, perché il gioco in verticale è sicuramente più spettacolare rispetto al gioco in orizzontale per andare sull'esterno e poi crossare. Bisogna fare di necessità virtù con le caratteristiche dei calciatori che ci sono in questo momento alla Juve. Però McKennie ad oggi ha cambiato completamente il modo di giocare di Allegri. Allegri all'inizio non gli dava un euro a McKennie, l'ha provato, l'ha sballottato, non lo faceva giocare. Curiosità, ieri per la prima volta McKennie trova il gol e la Juve vince. Perché col Sassuolo, con l'Hellas Verona e con l'Inter tutte e tre le volte aveva segnato McKennie e avevamo perso tutte e tre le volte per 2-1. Invece ieri abbiamo vinto per 2-0, la prima volta che vinciamo col gol di McKennie in stagione. Però questo, ricordatevelo, secondo me, mia posizione personale, ma analizzando quello che ho visto nelle ultime tre partite, è una caratteristica che la Juventus sta studiando, è un dettaglio che la Juventus sta inserendo all'interno del gioco, che ancora una volta io per gioco intendo la quantità e la qualità delle palle gol che vai a creare e il modo in cui le vai a creare. Poi non mi interessa se è bello da vedere oppure no, ovvio mi interessa di più vederle belle, certo, questo indubbiamente, però sono dell'idea che questa Juventus debba anche fare i conti con alcuni limiti. Poi io rimango sempre della stessa, lo dico dal giorno che va via Ronaldo, secondo me questa Juve nelle prime quattro posizioni non può non andarci, per quanto la rosa sia scadente, non è sicuramente da rimanere fuori dalla Champions in Serie A, questa è la mia posizione. Però sul mercato qualcosina si potrebbe fare per aggiungere dei centimetri del gioco aereo davanti e soprattutto del gioco spalle alla porta, che andrebbe a valorizzare Dybala, perché andresti a fare più sponde e quindi più inserimenti di Dybala all'interno dell'area di rigore, e con i cross andresti ancora una volta a finalizzare tutte quelle palle che, oh, De Sciglio, abbiamo visto, le sta mettendo. Cuadrado, lo sappiamo, le mette, ma anche Pellegrini. Pellegrini è un altro che quando crossa non crossa malissimo. De Sciglio è più pulito proprio a livello tecnico. È un giocatore più tecnico di Pellegrini. Però anche Pellegrini li mette in maniera interessante. Infatti, tante volte abbiamo visto Cuadrado da una parte e Pellegrini dall'altra battere i calci d'angolo, proprio perché fanno dei movimenti strani. Comunque, questa è la valutazione che vi volevo dare. Fatemi sapere se vi siete ricreduti su McKennie, se analizzando tutte queste situazioni che abbiamo visto ieri sera Juventus-Udinese, siete riusciti magari a cambiare idea o a valorizzare ancora di più l'idea che McKennie sta diventando un calciatore insostituibile. Per me vale questa cosa qua, voglio sapere la vostra. E fatemi sapere se questo video un po' diverso dal solito è stato di vostro gradimento. Bacione, un abbraccio, alla prossima.